Ci siamo collegati, il grande ritorno del nostro maestro di Galateo, ormai in una fase della stagione in cui dire buonasera sembra un po' una cazzata, ma noi continuiamo perché i suoi dettami per noi sono legge, per cui buonasera Lapo Mazzafontana. Ben ritrovato, spenga la radio. No, siamo noi, pronto? Buon pomeriggio. Che palle mitico. Però, sempre l'ultima parola deve avere. Sempre. Ma sapete che questa, diciamo, la tendenza a essere un po' anglicisti o anglofili, se non anglofobi nel caso eventualmente dei mondiali di calcio, di altre partite ormai nemmeno di Champions, ma insomma è sempre chic, nel senso che fa sempre fico avere una botta di britannicità. Va bene, questo bisogna sempre metterlo. A proposito non di inglese ma di canzoni in lingua inglese, visto che tra i suoi innumerevoli ruoli c'è anche quello di censore delle ultime novità musicali, questa canzone mi chiedo se le piaceva, perché io la trovo piuttosto cochon come canzone e quindi secondo me è adatta a lei. Ma sì, è cochon, però ha queste sonorità un po' cafone, non so come avete sentito, cioè adesso spopolano questi Bastille, no? Che sembra che siano i Duran Duran del 2012-13. Duran Duran, ovviamente, però certo, vogliamo mettere sì. Simon Le Bon, tipo sposerò Simon Le Bon, adesso non so nemmeno come si chiama il cantante dei Bastille, ma vogliamo dire sposerò quello lì che canta nei Bastille, no? Cioè sono queste cose un po' tutte con i cori, un po' da stadio, no? Vabbè, è la moda, nel senso, è il 2013. Si diceva la stessa cosa di Simon Le Bon paragonandolo agli artisti di 20 anni prima, probabilmente. No, questo è veramente, lei è veramente duro e ingiusto. Sì, e lei invece così. È chiaramente un paninaro, se continua a difendermi Duran Duran in questo modo, e questo mi dispiace, è chiaramente contro le regole non solo del Galateo ma anche di un sacco di altre cose. Ma infatti, poi comunque, allora, se vogliamo dirla tutta, Simon Le Bon era un clone di Brian Ferry. Ma non è vero, Brian Ferry era più vecchio. Tra l'altro Brian Ferry, che tra l'altro non tutti sanno, era parente di Riccardo Ferri dell'Inter. No, erano tre fratelli, Riccardo Ferri, Brian Ferri e Ferri Botte, l'attore, quello che ha fatto anche Audace Tiberio Murgia, l'attore che ha fatto anche I Soliti Ignoti. Veniamo no, alle sue lezioni di Galateo, ricordando agli ascoltatori che possono inviare via SMS al 331-621-4013 le loro domande. Allora Lapo, prima delle domande del question time, però noi abbiamo da come dire chiederle per forza un ragguaglio, visto che vogliamo ringraziare gli ascoltatori per tutto quello che hanno fatto in questi 10 giorni di campagna di sostegno a Radio Pop. Hanno cacciato veramente una caterva di soldi, noi gli abbiamo dato in cambio delle umili magliette e vogliamo ringraziarli. Come si fa? Quando, come, in con che modalità si ringrazia e lo si fa nella maniera giusta, secondo i dettami delle buone maniere? Cioè, quando è che diventiamo stucchevoli per il Galateo? Ma diciamo che l'eccessivo salamelecco in radio non risulta nemmeno, perché le genuflessioni non sono ipso facto visibili per radio. Però certamente una serie di, come dire, di baccanali offerti da Radio Popolare in onore di un pubblico di radioascoltatori selezionatissimi potrebbe essere probabilmente apprezzato. Organizzate un'orgia. Ma no! C'è stato lo spogliarello maschile, cioè direi che basta, no? Ma sì, spogliarello maschile va bene, però si faccia anche quello, una bella cosa tutti insieme al pepe nero. Al pepe nero. Mamma mia. Pepe nero di via Gallarate, facciamo pubblicità occulta. Ma esiste una occulta, occulta! Manifesta, sì, in questo caso sì. Oppure in un altro locale. Occulta sarà la sua residenza in quanto latitante tra poco, Lapo. Fra l'altro, sì, così, segnatamente anche questo. Però io direi che perché poi le orge, adesso si identifica. No, ma la Con Berlusconi hai le orge contate, no? Queste cose qua. Però una volta l'orgia non era solamente a carattere diciamo di sensualità, no, c'era anche l'orgia era vista da un punto di vista intellettuale. Certo, si parlava di scapigliati una volta durante la mucchiata. Ma sì, ma senta Lapo,
Sì, no, c'è quell'episodio di Asterix dove organizzano l'orgia con la fondue, no? Che mettono forse Asterix e gli Elvezzi, no? Però l'orgia era semplicemente mettere il crostino nella fonduta di formaggio. Okay. Vabbè, ma scusami, quello è la sottile ironia tipica dei nostri cugini sanculotti, non sì. È che... deve essere. Senti questo. Una cosa, hai, là, poi arrivano. Hai bruciato il crostino, era ecco. La domanda che fine, ti basta. Un crostino, grazie, ma sì, faccio un bel crostino. Perché parlando di fonduta c'era sempre la dicotomia, chi preferiva così formaggio fresco e quello invece un po' più stagionato. Ma questo è un altro paio di maniche, perché sì, è perché è un po' come Milf e Cougar, ma questo è un altro è proprio un altro armadio. Basta. Detto questo, arrivano, grazie a Dio, perché ci tirano fuori le domande dei nostri ascoltatori. È stagione di allergia, è primavera. Il pioppo e la graminacea ci, come dire, influiscono negativamente sulle nostre vite, e quindi un ascoltatore, Francesco, ci chiede: come gestire un raffreddore debilitante? I gorgogli dello sturaggio delle nari non sono da evitare anche se dotati di fazzoletto? E poi, fazzoletto di carta o tessuto? Prego, Lapo. Beh, naturalmente sapete che il gentiluomo è tenuto ad avere un fazzoletto con i bordi ricamati a mano e non a macchina, e con conseguente monogramma fatto meglio se dalle suore di qualche convento, insomma, magari non di Spineto dove si trova Letta e la sua combriccola. Però in questo campo è necessario avere questo tipo di cose, e poi soffiarsi il naso in modo gentile. Sapete che in alcuni paesi, forse lo dicemmo anche, soffiarsi il naso, per esempio in Giappone, è considerato poco sì. elegante, no? Lo starnuto poi addirittura al massimo della cafoneria. Sì, e c'è gente in Giappone che muore di asfissia perché piuttosto che essere inelegante preferisce non respirare. Pensate appunto alla disparità, come di sensibilità nazionale. Da noi si può dire tromba di naso, sanità di corpo. Che insomma, sì, non so che non è esattamente. No, vabbè. Si può dire, è andata sì. ancora bene. Mamma mia. Sì, ma se poi appunto se lo facciamo con l'organza di cotone col monogramma, non so, per esempio un bel Davide Facchini DF incrociato, sì. per esempio, allora sappiamo di rientrare sempre nella categoria delle persone da bene. Ciò non di meno sappiamo parimenti che dobbiamo evitare quello che è successo a me l'altro giorno, dietro Piazzale Loreto. Ho incontrato un personaggio probabilmente di sessualità abbastanza, come dire, alternativa, sì. che aveva un'aria un pochettino ambigua, che ha cominciato a espellere delle particelle di moccio, probabilmente, in maniera, mentre deambulava per l'ager publicus, cioè per la strada, praticamente, e per cui appoggiando l'indice su una nare, una delle due nari, praticamente espelleva come i ciclisti, scene che vediamo su tutti i campi da calcio, sì, gli sportivi. Ma in particolare, di solito, è l'ala che è quello che scaracchia di più dopo una corsa fino a fondo campo. Allora, abbiamo parlato di sessualità promiscua, di muchi, mucose e muchi nasali. Riusciamo a... Ma venditi un po' meglio. Abbiamo parlato di sacrificio sì. per il proprio datore di lavoro. E di allergie. Okay, e là poi cioè, io posso solamente esprimere appunto tutto il mio disappunto per questi sportivi che applicano queste barbarie alla vita quotidiana. Piuttosto meglio farsela nel moccetto in mano e poi disperderlo dietro la schiena, no? Questa è una mia interpretazione personale. Ok, passiamo ad un altro capitolo, sì. che arriva via SMS. Ne ho io uno attraverso Facebook. Arriva la stagione dei battesimi e delle cresime e delle comunioni. Al di là della questione religiosa su cui non si entra, quindi al netto di quello, è una cosa proibita dal Galateo non stare in mezzo ai parenti e starsene fuori a fare gazzetta e caffè durante la funzione e partecipare esclusivamente al rifresco? Sì. Gazzetta e caffè va bene, purché uno non si apparti per farsi un paglione con dentro del materiale di dubbia legalità. Mancava giusto la droga. Comunque, Lapo, così a occhio, dal tuo entusiasmo, mi sembra di capire che ti è mancato non venire in onda per 10 giorni. Ma io ho ricevuto peraltro una serie di proteste furibonde di alcune ascoltatrici che dicevano anche di aver pagato dei bei soldi e che erano state depauperate del loro maestro di Galateo, per cui non dico
dico che li volevano indietro da me, perché naturalmente incorrendo nel fiorentino tipico un po' taccagno sarebbero state, diciamo, non probabilmente corrisposte. Però io le ho dato i vostri indirizzi. Ho fatto bene? Hai fatto benissimo, benissimo, Lapo. Ci sentiamo lunedì.